Buongiorno signori, primo settembre 2023, e quindi significa soltanto una cosa: oggi si chiude ufficialmente il calciomercato della Juventus e della Serie A. Oddio, per chiudere un calciomercato bisognerebbe prima aprirlo, iniziarlo, no? Perché diciamo che la Juve si è mossa veramente poco. Ci aspettavamo così poco? Chi sì, chi no, e quando chiuderà ufficialmente, quindi alle 20 questa sera, potremo anche tirare le somme, forse un sospiro di sollievo, e vi vorrò portare la mia analisi. Quindi, dato che non dovrebbe più muoversi niente questa sera alle ore 20, mi piacerebbe fare uscire esattamente nel momento in cui chiuderà il calciomercato la valutazione del mercato della Juve, e poi dalla prossima settimana iniziare a ragionare su quante presenze e quanti gol potranno fare i giocatori della Juventus e dove si posizionerà la Juventus, la prediction all'interno di questa Serie A. Servirà anche un pochettino in realtà questa settimana per sistemare un po' di robe lato fantacalcio, perché lunedì ho già la prima asta, già in realtà quest'anno siamo in ritardo con la terza giornata saltata, poi venerdì sera ho la seconda, quella con i miei amici, quindi è ora di iniziare a guardare un po' nel dettaglio, dato che non dovrebbe più muoversi niente, e io metto avanti questo video per farlo uscire per le 20, proprio scommettendo sul fatto che la Juventus non farà ulteriori movimenti, anche se io qua non ci metto la mano sul fuoco, c'è da dire che lo scorso anno ero convinto della stessa cosa, ma sì, figurati se l'ultima giornata si muove qualcosa, faccio già preventivamente il video e lo faccio uscire quando sarò a Roma, proprio per il fantacalcio. Eravamo io, Chino e Lello, stavamo uscendo per andare a bere una birra per passare la serata prima dell'asta, e mentre stiamo uscendo, Arthur e Zaccaria, prestiti in Premier League, giocatori che non sembravano destinati ad uscire, e invece l'ultimo giorno, lo sappiamo, non è mai privo di sorprese, ci sono sempre due o tre cose da sistemare, quindi cercherò anche di collegarmi a questa cosa, perché è un insegnamento, il mercato l'anno scorso, l'ultimo giorno, è stato un insegnamento, per cercare di capire qualcosa all'interno di questo e vedere se potrà muoversi a sorpresa qualche trasferimento. Anche l'anno scorso non ce li aspettavamo, eppure è andata così, quindi chissà. Però prima di tutto vorrei parlarvi di Leonardo Bonucci, perché ieri è partito alla volta dell'Union Berlin, ufficiosamente non più un giocatore della Juventus. Era già accaduto che Bonucci lasciasse la Juventus, ma questa è una cosa definitiva, e soprattutto questa è una cosa anche legata alla storia della Juve, perché quel giorno in cui scendiamo in campo all'Allianz Stadium contro il Parma, vinciamo 4-1, la prima partita ufficiale all'Allianz, e io potrò dire io c'ero per tutta la vita, perché io in quel 4-1 ero presente, la prima partita del ciclo di Antonio Conte, la mia partita ufficiale del ciclo di Antonio Conte, e tutti quei giocatori che erano presenti nella rosa della Juve, Bonucci compreso. Beh, Bonucci era rimasto l'ultimo baluardo, quindi questo è un addio storico per la Juventus, un giocatore che per quanto mi riguarda è stato un misto tra amore puro e disinteresse, perché prima del suo passaggio al Milan Bonucci era uno dei miei calciatori preferiti, e l'ho sempre detto con grande chiarezza. Poi quel passaggio al Milan mi ha fatto male, il suo ritorno alla Juventus l'ho gradito dal punto di vista tecnico in quel momento specifico, perché c'era bisogno di dare un segnale anche in seguito all'acquisto di Cristiano Ronaldo, creare un vero e proprio instant team per poi pensare successivamente al futuro, perché nel momento in cui compri Cristiano Ronaldo a quell'età lì non puoi pensare di aspettarlo. E una volta concluso questo ciclo legato a Ronaldo, c'era la necessità di tagliare quel cordone ombelicale con il passato. Bonucci era bene o male l'ultimo cordone ombelicale che legava la Juventus del pre-ciclo degli scudetti, perché Bonucci è arrivato con Del Neri, la Juventus degli scudetti, la Juventus di Ronaldo. Ora si è concluso definitivamente tutto, è stato un viaggio lungo, perché è stato un viaggio lungo, io con Bonucci bianconero ho passato oltre una decade della mia vita, quindi per forza di cose Bonucci rimarrà un giocatore che ha fatto la differenza all'interno della mia carriera da tifoso juventino. E quindi niente, un grande grazie a Leonardo Bonucci, mi dispiace che sia finita così. Quello che è successo, il motivo per cui si è arrivati a queste conclusioni, probabilmente lo sapremo in un libro tra qualche anno. Mi dispiace tanto che sia terminata con un Bonucci che prende l'aereo direzione Berlino e finisce tutto così. Ciao Leo, grazie di tutto
e da oggi si apre ufficialmente una nuova avventura per la Juventus, perché dei giocatori del ciclo degli scudetti ne sono rimasti pochi: è rimasto Szczęsny, è rimasto Danilo, è rimasto Alessandro, è rimasto Rabiot, è rimasto Pogba che ha vinto uno scudetto con la Juve. Tutti gli altri sono privi di questa cosa qua, anche Perin forse ha vinto uno scudetto, vabbè, è Pinsoglio, però tutti gli altri non sanno cosa vuol dire vincere uno scudetto e quindi bisognerà lavorare anche su queste cose qui. Vi dicevo, l'ultimo giorno di mercato potrebbe essere una sorpresa, punto di domanda. Io vi dico che nonostante tutto mi posso aspettare ancora almeno una partenza magari in prestito. Questa è la formazione titolare tipo della Juventus di queste prime due partite. Bene o male, i giocatori che Allegri ha schierato tra Udinese e Bologna, con ovviamente Perin che ha giocato al posto di Szczęsny, Miretti che ha giocato al posto di Fagioli, ma bene o male ci siamo, dovrebbe essere qualcosa di questo tipo. E fin qua voi direte nessun tipo di problema, sono d'accordo con voi. Però andiamo a vedere, oltre alla formazione titolare, quali sono i giocatori che rimangono fuori, che quindi vanno a comporre totalmente la rosa della Juve. Abbiamo Perin e Pinsoglio che completano il reparto dei portieri, abbiamo Huijsen che diventa la prima vera riserva di Alessandro, Rugani che dovrebbe prendere la posizione invece di Bremer, anche quando l'altro giorno Bremer era per terra si era scaldato Rugani, ma anche l'anno scorso avevamo già visto Rugani in marcatura, mi viene in mente quella bella partita di Rugani contro Osimhen. E poi abbiamo Gatti che anche quando ha giocato al posto di Alessandro è andato sul centro-destra con Danilo che ha traslocato sul centro-sinistra. Abbiamo Kostic che è una riserva di lussissimo, io pensavo potesse partire Kostic addirittura, invece non è partito. Abbiamo Ealing Junior che qua viene posizionato sulla destra, anche se lui si trova meglio a sinistra se proprio deve scegliere una posizione, però non c'era possibilità se no di schierarlo da nessun'altra parte, e quindi di esterni ne abbiamo 4, che sono in realtà 4 e mezzo, che sono in realtà 5 considerando i due mezzi, un mezzo De Sciglio, quindi infortunato, che non sarà a disposizione, l'altro mezzo è McKennie, perché in queste prime due partite Kostic non l'abbiamo mai visto neanche subentrare, invece McKennie l'abbiamo visto entrare sulla destra al posto di Weah. A centrocampo abbiamo Nicolussi che è ancora a quota 0 minuti, Pogba che invece è già subentrato nella partita contro il Bologna, Miretti che era partito titolare per noi per poi non comparire con il Bologna, e appunto McKennie che può essere utilizzato sia da esterno sia da centrocampista, anche se a me McKennie sull'esterno convince poco per un discorso di proposizione offensiva, invece un giocatore che nella lotta si esalta e quindi se deve difendere potrebbe anche sapere il suo. È un giocatore molto molto fisico che nel gioco aereo è veramente importante, quindi McKennie da quel punto di vista difensivamente non c'è niente da dire. Quando si tratta di spingere non credo che nemmeno abbia il fisico adatto per fare una roba di questo tipo. E davanti Milik, Ken e Yildiz. Quindi la Juventus in questo momento ha gli 11 titolari più gli altri 11 giocatori che sulle riserve sono 22, più Yildiz 23, McKennie 24, Pinsoglio 25. Quindi la rosa della Juventus è una rosa composta da 25 giocatori in totale, a cui poi vanno sommati i vari, per dire, non Djoboende, che in questo momento non c'è, ma potrebbe essere benissimo aggregato dalla Next Gen, dall'Under 23 alla prima squadra. Quindi 25 giocatori per affrontare soltanto la stagione di Serie A, secondo me sono tanti, Serie A e Coppa Italia ovviamente, però secondo me sono tanti. La Juventus soltanto a centrocampo secondo me ha ragionato bene dal punto di vista numerico di abbondanza. Perché? Perché Pogba lo devi contare come più uno, quindi è giusto avere Locatelli, Rabiot e Fagioli che idealmente oggi sono i titolari, Miretti, McKennie, Nicolussi e Pogba, ci sta averne 7, se uno di quei 7 è Pogba. Perché? Perché Pogba è un punto di domanda dal punto di vista fisico, l'abbiamo già visto subentrare ma non sono sicuro che... Poi io ve lo torno a dire, ve l'avevo già detto anche in passato, secondo me Pogba potrebbe giocare davanti alla difesa, io Pogba lo vedo o come seconda punta, quindi in appoggio proprio alla prima punta, o come vertice davanti alla difesa a cercare di muovere il pallone e dare qualità nel palleggio. Mezzala faccio un po' più fatica a vederlo, però queste sono un po' di mie considerazioni, quindi attenzione, secondo me è da monitorare Pogba come giocatore davanti alla difesa, che tra l'altro era un po' quello che doveva essere all'inizio, no? Perché anche la prima partita di Pogba con la Juventus è proprio in un centrocampo a tre davanti alla difesa, era stato preso tra virgolette come vice Pirlo, poi si erano accorti delle grandi qualità, anche della grande corsa, grande fisicità, lì stava veramente bene fisicamente e sarebbe stato un delitto limitarlo a quel punto di vista nel cercare di andare un po' in giro per il campo. Oggi Pogba non può più fare quella roba lì
e quindi secondo me dovrà necessariamente cercare di fare qualcosa di diverso. Attenzione però che secondo me potrebbero, in caso di una richiesta sul mercato, ipotizzo, dovesse arrivare McKennie, un'offerta per McKennie, prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni, secondo me la Juventus farebbe anche bene accettarla per due motivi. Uno, potrebbe essere aggregato Nonge, come dicevamo prima, e quindi al massimo, se numericamente sei in difficoltà perché Pogba ti tira un tiro mancino, è la possibilità comunque di aggregare giocatori dall'Under 23. E in seconda battuta, Ealing Junior è stato provato come mezzala praticamente per tutta la pre-season, e anche lì, in situazioni di emergenza, potresti essere in grado di... Un altro giocatore che ha giocato a centrocampo in situazioni di emergenza è Danilo, che però non muoverei lì per nulla al mondo. Però ribadisco, secondo me, per una stagione in cui andremo a giocare soltanto in Serie A e Coppa Italia, è intelligente avere Pogba come più uno, ma allo stesso tempo con i giocatori che puoi o adattare o aggregare alla prima squadra, forse anche una sorta di spreco. Quindi questa dovrebbe essere la Juventus. C'è da ragionare non solo dal punto di vista numerico, quindi quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo, però diciamo che quello è un argomento di discussione sia stasera alle 8, in cui andremo a dare la valutazione e andremo ad analizzare nel dettaglio il non mercato della Juventus, perché questo è stato un non mercato, e sicuramente un grande, grandissimo argomento di discussione sarà quando andremo a valutare la rosa della Juve in relazione alle altre e a stilare quella che secondo me sarà la classifica finale di Serie A. Un abbraccio ragazzi, mi piace a questo video molto leggero, molto discorsivo, e ci vediamo stasera per valutare il mercato della Juve. Un abbraccio.